La Kadjar è il SUV medio della casa francese, un modello importantissimo che tra l'altro sta avendo un sacco di successo perché piace molto e ha un prezzo interessante. Vediamo se parte di questo successo però sta anche nella tecnologia che è in grado di offrire. Lo schermo da 7 pollici è installato al centro della plancia, è touchscreen ed è facilmente raggiungibile da chi guida e anche dal passeggero anteriore. Il software è abbastanza facile da usare, molto semplice nelle funzioni e nella grafica. Mi sarebbe piaciuto però vedere maggiore fluidità e velocità nel rispondere ai comandi, dato che ormai in questo segmento la concorrenza è altissima. La radio è solo FM, non digitale purtroppo. Quest'ultima soluzione è disponibile con 250 euro in più su questa versione Hypnotic 2. Il navigatore è discretamente preciso nell'indicazione delle svolte. A rendere facile poi l'inserimento degli indirizzi ci sono anche i comandi vocali, che sono precisi e rapidi a capire ciò che chiedete. Le prese USB sono due davanti e sono utili per connettere dispositivi mobili. L'auto dispone poi di Apple CarPlay e Android Auto in modo che si possano collegare i telefoni con le relative funzioni principali, in modalità sicura per l'uso in movimento. La Renault Kadjar è un SUV medio che ha tante rivali, tante concorrenti, tra cui Tiguan, Tucson oppure Kia Sportage. Questa Kadjar non è assolutamente male, perché? Perché offre un elevato rapporto qualità-prezzo, delle tecnologie che magari non sono molto scenografiche, ma fanno bene il loro lavoro, nonostante non siano perfette, non raggiungano la perfezione. Il prezzo d'acquisto però è molto buono, quindi in tutti gli altri nostri video vi faccio vedere il perché questa Kadjar comunque può essere un'alternativa interessante alle rivali. Ci vediamo alla prossima su DriveK. We'll be right back.